Salve a tutti ragazzi e bentornati su questo canale. Quest'oggi video eccezionale, se così vogliamo dire, fuori dagli schemi sicuramente, per annunciarvi di un paio di progetti che a breve prenderanno piede sia su Twitch che su YouTube e per aggiornarvi su alcune questioni più tecniche, tra tante virgolette, inerenti al canale che è giusto dire anche in video. Prima di qualsiasi altra cosa però, visto che l'occasione è quella giusta, ci tengo a ringraziarvi per i 40.000 iscritti raggiunti. Come avrete sicuramente notato, da luglio in poi il canale ha subito un'importantissima impennata. E se da un lato questo è sicuramente merito della mia caparbietà e dei format e della cura che ci ho messo, è anche vero che sono stato supportato per tanto tempo dalla mia nicchia ed è altrettanto corretto dire che in molti avete dato al mio canale la fiducia, molti anche senza essere particolarmente interessati al brand Pokémon, solo perché apprezzano la mia dialettica, i miei video, il mio modo di fare, non lo so, sceglietene uno. Insomma, credo che mai come oggi questo traguardo sia frutto della community intera e di tanti fattori. Quindi grazie a me, grazie a voi e grazie a tutti quanti quelli che si iscriveranno nel breve termine, insomma. Al di là di questo aspetto, prima di annunciarvi i due progetti con intenzione di annunciarvi, ci tenevo a specificare alcune cose riguardo al canale che non ho mai detto in video e che colgo l'occasione per dirvi. La prima riguarda la struttura del canale, o meglio, la strutturazione dei contenuti che porterò sul canale. Come forse avrete notato nell'ultimo video uscito ieri riguardante Yamask, che vi metto nelle schede e vi invito a guardarlo se ve lo siete perso, perché a mio avviso è un video che merita davvero tanto, non ho citato in alcun modo all'interno del titolo, della miniatura o in qualsiasi altro luogo il concept analysis, che è poi il format a cui quel video teoricamente apparterrebbe. Questo perché dopo 2 anni a lavorare con format preimpostati ho pensato per me fosse meglio allontanarmi da questa struttura. Creare nuovi format è sicuramente un modo per avvicinare le persone al canale e per fidelizzare il pubblico, e credo in questo periodo, e per questo periodo intendo negli ultimi 2 anni, di esserci riuscito abbastanza bene. Ma è anche vero che cristallizzare il canale su un format e dunque su uno specifico stile porta a mio avviso ad una perdita di creatività o quantomeno un suo spreco. Ho quindi deciso da un po' di tempo a questa parte, in realtà, di rendermi più libero su questo fronte, di portare video anche fuori dagli schemi, anche video che non appartengono specificamente ad uno specifico format. Questo, attenzione, non significa che spariranno i format. Il video che ieri avete visto di Yamask resta un concept analysis, semplicemente non verranno più citati all'interno dei video i singoli format, se non forse per Tempo Capsula, che è davvero tanto iconico e molto originale anche nella sua struttura. Tolta la questione Tempo Capsula, è in atto questo progressivo allontanamento dal concept di format che non so fino a quanto si spingerà oltre. Detto questo, passiamo ad una news meno interessante da un certo punto di vista, ma importante da un altro. Sono riniziati i corsi universitari e come al solito settembre è un periodo nel quale le programmazioni, specialmente quelle delle live, devono essere un po' cambiate. Finita questa premiere, troverete nella sezione community l'integrale programmazione di questa settimana, che è leggermente tagliata in alcuni punti e un po' anomala in altri, per il semplice fatto che ho necessità di rivedere i miei orari e dunque, tra una cosa e l'altra, ho deciso di tagliare alcuni appuntamenti. È molto probabile che le stream di lunedì e venerdì, solitamente alle 15, vengano spostate alle 20:45. Ma non è tutto ancora scritto, dato che a breve tornerò giù a Bologna, finalmente oserei dire. Sì, per chi non lo sapesse, questo non è il mio set primario, tecnicamente è quello secondario, e dunque anche lì ci saranno dei cambi da dover fare. Insomma, rimanete aggiornati sempre e comunque nella sezione community, che è il luogo dove vi avviso delle programmazioni. Li scrivo sempre tutto e se mi dimentico di scrivere qualcosa lì è colpa mia e non vostra. Detto questo e concluse tutte le informazioni di carattere più tecnico, passiamo ai nuovi progetti che ho da annunciare. Il mese di ottobre sarà un mese molto ricco, specialmente per quanto riguarda Twitch. E allora, per capire di cosa sarà ricco, direi di farvi partire un piccolo video.
Pokémon Bianco 2 senza attaccare, che è una semplificazione a livello di logo per dire che utilizzeremo solo ed esclusivamente mosse di stato. La serie inizierà il 23 settembre alle ore 15 su Twitch e sarà proprio in data 23 settembre che rilascerò ulteriori informazioni circa questa serie. E per ulteriori informazioni si intendono le regole. Spero che l'annuncio sia stato di vostro gradimento. Io personalmente non vedo l'ora di iniziare questa nuova serie e di mettere in atto alcune strategie rompicapo che ho pensato. Ma se sto facendo questo video prima dell'annuncio ufficiale delle regole è perché ho altro da dirvi. Le prossime settimane e i prossimi mesi saranno davvero piene e conto con il prossimo annuncio di far felici molti di voi. Potrei dilungarmi in spiegazioni di cosa sia questo progetto, ma anche qui vi ho preparato un piccolo trailer e credo che sia molto più esplicito di me. Quindi direi che è arrivato il momento di mandarlo in onda. Signori e signore, sono orgoglioso di presentarvi finalmente la Eggloc a diamante e perla in collaborazione con Tiamat. Tiamat, che per chi fosse rimasto indietro di qualche mese, è Trainer Tia. I fan storici ricorderanno la prima Eggloc a Pokémon Diamante e Perla, nonché unica su questo canale, che è stata attualmente rimossa da YouTube. Io e Tia abbiamo deciso che è arrivato il momento di porre rimedio a ciò. Su Twitch, dal 5 ottobre, prenderà piede questa serie in coop. Per chi si stesse chiedendo però che cosa sia un Eggloc, beh, la risposta è incredibilmente semplice. Parliamo, nei fatti, di una randomizer Nuzlocke, con l'unica differenza che ad ogni cattura eseguita nel gioco corrisponderà un uovo che avremo nel box. Questo uovo verrà schiuso e verrà considerato come cattura del percorso. Ma il bello arriva adesso. Le uova verranno create dai sub di Twitch. Nei prossimi giorni sul gruppo Discord lasceremo i tutorial su come eseguire le uova e lasceremo una mail alla quale mandare le uova stesse. Inoltre stiamo preparando per voi altre chicchette, ma per ora non vi annuncio nulla perché non abbiamo ancora in mano niente. Bene, questo era l'ultimo annuncio per oggi. Tra Pokémon Smeraldo Monotype, Pokémon Bianco 2 e Pokémon Diamante Perla, queste saranno settimane intense e ottobre sarà costellato di eventi importanti. Spero che la cosa vi faccia piacere e spero che possa portare i risultati giusti. Per oggi abbiamo finito, vi aspetto domani, martedì alle ore 15, questo sicuro, su Twitch per Pokémon Smeraldo Monotype Coleottero, che verrà riproposta mediante highlight questa domenica. Vi ricordo, prima di concludere, di passare da tutti i social per rimanere sempre aggiornati su questi progetti e su altri possibili avvenimenti. E se non volete perdervi nessun video, premete la campanella, in questo modo riceverete sempre i feed. Detto questo, ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video!